Siamo al ristorante Zaramella in questa splendida occasione in cui celebriamo un evento attraverso l'associazione Padova nel Cuore e grazie alla sensibilità dell'agenzia Clone che si è fatta promotrice di questa sponsorizzazione. Di che si tratta? Abbiamo regalato appunto come Padova nel Cuore e con l'ausilio dell'agenzia Clone numeroso materiale didattico e ludico a favore dei piccoli pazienti ricoverati presso la clinica oncoematologica di Padova diretta dal professor Basso. Intanto Federico, grazie per la vostra sensibilità e chissà che magari da questa iniziativa non nasca un grafico o un copywriter del futuro. Guarda, intanto voglio ringraziare te e Padova nel Cuore per l'occasione e l'opportunità che ci avete dato, perché riuscire a fare felici dei bambini che hanno dei problemi è la felicità che ci portiamo noi. Creare qualcosa per il futuro molto molto volentieri, spero che sia solo l'inizio di un'esperienza che duri nel tempo. Infatti l'iniziativa si chiama Immagina il tuo futuro e noi chiederemo appunto ai piccoli pazienti attraverso disegno, componimenti scritti di immaginare quello che potrebbe essere il loro futuro una volta diventati adulti e finalmente guariti. Ecco, questo sicuramente gli darà nuovi input, nuove energie per superare le loro difficoltà e se posso anche aggiungere una cosa, se ce n'è bisogno i miei grafici sono a disposizione per interagire con i bambini. Intanto ringrazio moltissimo tutto il gruppo appunto, soprattutto per l'interesse nei confronti di questo particolare gruppo di pazienti, bambini affetti da patologie oncopatologiche, che hanno sicuramente bisogno di tutto il supporto, non solo medico ma anche esterno all'ambito medico, e i giochi, i disegni rappresentano un qualcosa che diventa insito nella vita di reparto del paziente pediatrico che, come voi sapete, è affetto da malattie che attualmente sono per la maggior parte curabili ma che richiedono un intervento abbastanza lungo nel tempo, e quindi tutto ciò che può farli esulare, sentire al di fuori dell'ambiente pediatrico, soprattutto dell'ambiente ospedaliero, è importantissimo per loro, è quasi proprio una terapia. Prima una diagnosi di malattie oncologiche, in particolare una diagnosi di leucemia, era considerata quasi una condanna a morte per un paziente, era una tragedia, e attualmente l'oncologia pediatrica in particolare è un esempio classico del successo della ricerca per quel che riguarda le metodiche di diagnostiche e terapeutiche. La leucemia, cito la leucemia perché è uno dei tumori più frequenti in età pediatrica, in particolare la forma che noi identifichiamo come linfoblastica acuta, raggiunge oggi una percentuale di guarigione fino all'85%, che è un numero notevole appunto, come ben potete immaginare. Questo cosa comporta? Che l'85% dei pazienti che si ammalano guarisce, diventa adulto e dobbiamo aiutarlo a vivere una vita assolutamente normale. Della mia